Siamo con Rula Gebreal, una delle giornaliste più famose in Italia, anche se di origini non italiane. Rula, qual è la condizione reale delle donne nei paesi musulmani e secondo lei questa condizione è conosciuta a sufficienza dai cittadini italiani? Intanto non c'è un paese, non ci sono paesi musulmani, ci sono varie realtà. Quindi si parte dai paesi più liberali, quindi Siria, Giordania, Palestina, Libano, e lì la situazione delle donne è già molto avanzata, una situazione in cui ci sono anche ministri con portafoglio e ci sono persone che, la Presidente della Corte Suprema, per esempio. Poi abbiamo paesi molto più arretrati che vengono definiti moderati, ma non lo sono. In Occidente l'Arabia Saudita viene definita moderata quando l'Arabia Saudita fino a poco tempo fa non dava nemmeno il diritto di voto alle donne. Adesso si cominciano a aprire e abbiamo paesi invece musulmani come Afghanistan e il Pakistan dove le donne hanno un ruolo sempre più marginale e sono sempre più spesso ostaggio di fanatici e di fondamentalisti. Questa situazione non è conosciuta. Dopo l'11 settembre si sta aprendo, si sta cercando di conoscere, inviati della RAI, inviati della carta stampata, stanno facendo conoscere questa condizione, ma siamo anni luce ancora indietro rispetto a qualsiasi lotta. Secondo te una maggiore conoscenza di questa condizione in Italia potrebbe aiutare, soprattutto una conoscenza da parte del mondo giornalistico italiano, potrebbe aiutare per facilitare processi di democratizzazione in questi paesi e comunque processi che portino le donne a contare sempre di più in questi paesi? Io mi fido molto di più della società civile e della sua partecipazione che della politica. Non mi aspetto più una risposta dalla politica, perché la politica non ha niente da insegnarmi. Parlamentari che si picchiano fra di loro, persone che si insultano con ogni genere di parole, diffamazione, gesti. Non hanno da insegnare nulla a nessuno, men che meno alle donne del terzo mondo. E questi parlamentari che non hanno nulla da insegnare, secondo te, fanno del nostro paese, dell'Italia, per quella che è la tua esperienza di immigrata, in qualche modo un paese razzista? Io sono molto più europea, sono molto più italiana di tante altre persone che ancora parlano di imbarcare i fucili e di scendere in piazza e di vedere l'Italia. Queste persone penso che sono non solo sporcano l'immagine di questa Italia straordinaria, di un'Italia che lavora, di un'Italia molto più solidale. Se noi guardiamo i dati di qualsiasi ONG, vediamo la partecipazione dei volontari italiani, sono molto più in alto di qualsiasi altro paese. Penso che questi qui fanno molto più, i volontari, fanno molto più onore all'Italia di qualsiasi ministro o parlamentare che insulta i cittadini, perché siamo cittadini ormai, di qualsiasi razza, sesso o colore. Queste discriminazioni ormai sono superate, sono retrogradi. Potrebbero far vincere qualche voto in qualche provincia. Io non spererei che il futuro sia questo. Lo futuro è completamente diverso. Il futuro è in un'Europa che si allarga di più, in un mondo che è sempre più aperto l'uno all'altro. Un'ultima cosa, secondo te gli immigrati che vivono quest'oggi in Italia hanno nulla di buono da aspettarsi dalle prossime elezioni? Questa è una bella domanda. Hanno da aspettarsi molto da se stessi, e soprattutto pretendere molto da se stessi, dal punto di vista dell'organizzazione, territoriale, quindi nel lavoro, nelle scuole, nella lotta per le libertà individuali, e soprattutto nell'emancipazione e nel sposare un modello comune. Cioè, quello che diceva Giovanni Paolo II, che è una cosa straordinaria, non importa che un matrimonio, in questo caso il matrimonio di, tra parentesi, un concetto virtuale, il matrimonio di immigrati col paese che sposano, non importa che si guardano l'uno con l'altro, l'importante è che si guardano nella stessa direzione. Io penso che quando un cittadino che viene da qualsiasi parte del mondo, e ricordiamo la realtà americana, cioè il grande faro cinese, africano, giapponese, si considerano in primis americani, hanno sposato l'ideale, la libertà di quel paese lì.